manca riuscire dall'altro, ma soprattutto dobbiamo dire che in cerca di soffermarsi nelle sue opere sul concetto, diciamo, sul rapporto tra uomo e animale, anche diciamo, diciamo un certo professore prima, Puro, che ha parlato insomma di un altro elemento importante sul pittore, diciamo, Alberto Savino. Questo elemento importante, diciamo, si sofferma non solo sul concetto tra uomo e animale, ma anche sul fatto che egli, diciamo, ha vissuto la guerra, ma soprattutto che ha conosciuto anche altri artisti. Uno importante, per esempio, è Carlo Carrà, altro grande artista molto importante. Per quanto riguarda invece la formazione letteraria, lui, abbiamo detto, si distacca dai turisti, diciamo, dopo l'università, anche non solo quello della pittura, ma anche quello letterario, ma in un certo senso si avvicina anche a quella Grecia, in un certo senso classica, per questo viene definito anche un artista, diciamo, mediterraneo. Grazie a tutti. A questo punto interviene il dottore d'amore, cultore d'arte, al quale io parte il suo intervento che sarà, che sicuramente ci coinvolgerà conoscendo, io vorrei fare preliminarmente una domanda. Il tuo mondo poetico, come si potrebbe avvicinare al mondo poetico di questo grande artista? Salve. Perché sì, mi sembra un po' la domanda che di Marzullo che fa di notte, a mezzanotte, rispondo dammi il tempo, dammi qualche mese e poi ti rispondo. Allora, professore Puro, è vero che lui passò attraverso la tempesta delle guerre, ma lui si è beccato anche il periodo della pandemia spagnola che fece molti più morti nella guerra del 15-18 di tutto il mondo, quindi naturalmente era forgiato bene. Allora, eccezionale, la figura eccezionale secondo me è una delle figure più importanti del Novecento. È stato detto che era pittore, naturalmente, è stato detto che era compositore, naturalmente, è stato detto che era scrittore e drammaturgo, a cui ho partecipato per l'esperienza del Teatro d'Europa, anche con un suo monologo importante, quindi ha lasciato delle tracce come un aratro pesante nel solco della cultura italiana. Tant'è vero che io vedo anche in lui il travaglio di un uomo che tra il fascismo e l'avvento della Repubblica, con tutti i drammi, con tutti i passaggi e i vari cambiamenti e accostamenti e l'elasticità che lui ha dovuto avere, nasce come interventista bellicista e chiaramente vanno volontari, lui e il fratello, anche se fosse detto in seconda linea, dove là incontrano Carlo Carrà e De Pisis. È un interpretista e con il regime fascista è in rapporti intimi, dissoluti. Tanto è vero che nel momento in cui il fascismo, che prima aveva cavalcato i movimenti del futurismo, Ranghetti, Dodero e così via, il fascismo dice ragazzi è finita la pace, si ritorna all'ordine, e lui fu un protagonista del ritorno all'ordine. E chiaramente collaborò con la rivista Omnibus di Leo Longaresi e chiaramente significa che è stato un rapporto diretto con tutto il mondo dell'Italietta fascista. Però a un certo punto, che facile stare in mezzo a una dittatura, è passato il suo articolo che ha voluto parlare della velocità di Leopardi e naturalmente andò, perché ironia si può fare, ricordiamo anche che Leo Longaresi era bravissimo nel disegno satirico, e andò un conflitto. Poi il 41 lui ha un rapporto con un grande mondo culturale che arriva, che è quello di Valentino Bompiani, quello della casa editrice, quindi rapporto con la Mondadori, e lì si crogiolo a finire Alberto Morale.
Vittorini e Umberto Eco, che veramente in rapporto con tutta la letteratura internazionale, Camus, Beckett, e così ci spieghiamo questa figura che poi diventa da interventista pubblicista fautore della Repubblica, in questo passaggio che naturalmente ha condizionato tanti uomini in quel periodo, come già da Milano, perché la rivista borghese di Leo Romanesi fu edita nel 50 e la rivista in borghese arrivava a casa mia. Io naturalmente andavo a vedere le pagine centrali dove ci stavano le fotografie particolarmente appetitose. È giusto? L'ultima cosa, il disegno per Alberto Savinio non era l'appendice, un qualcosa con cui collegarsi per l'altro, era una cosa fondamentale. Lui ha dedicato tutta la sua vita fino alla fine a un disegno, la magia del tratto di una matita su una carta, è la cosa più bella della mia vita. Grazie. Al prossimo momento, studi bene, esatto, studi dalla pelle. Allora, a proposito, prendendo spunto dalle ultime dichiarazioni del dottore D'Amore sulla importanza di questi disegni, splendide ed enigmatiche, sono state l'architettura di giocattoli di questo autore, che rimandavano alla sua infanzia, all'infanzia della giovane, anziché al fratello. Per Savinio, Don Gerardo, venite a parlare, venite a fare un po' sui nomi. Per Savinio l'infanzia non era un tempo, ma un tempo. Come pensate di questo? Un errore. Poi che
42. Mi amica si era sposata, ecco, per un raggiungi di Napoli, la vecchia, e che è arrivata una valente che stava sovrintendente. Non possiamo parlare. Questa signora, visto che veramente è un'opera di è molto annunciata, molto annunciata. Però non fate questo. Dove sta ora? Lo guardo, portando a Napoli. E questa signora. No, 43. Non è stato 43, è passato là. In piena guerra, eh? In piena guerra. Sì. Come faceva? Come si fa a portare questa qua? Come fai? Bambino, 8 anni, sì. Seguissi te, però non è stato di avere fatto, ci fa il fatto, non è sbaglio, e era commossa, mi ricordo, dei capi. Mi ricordo di Carmelo, e tutta la serie di Liga, la linea americana. Questi qua, poi, insomma, si chiede per sé. La Liga è un po' da capire. Quindi, questo è il periodo, anche di Santa. Va bene, grazie molto. Diceva Stefano, in volume. Allora, la biografia veloce di Alberto Sanone. È nato ad Atene nel 1892. 91. Alla nascita il nome era Andrea De Chirico, fratello di Giorgio De Chirico. Mentre il fratello maggiore si era avviato allo studio della lettura al Politecnico di Atene, Santino studiò da sempre musica, assecondando la madre cantante lirica Gemma Cerpeggio, diplomandosi giovanissimo in pianoforte ad Atene. Alla morte del padre, l'intera famiglia si trasferì per un breve periodo in Italia, per poi trasferirsi in maniera stabile a Montevideo. Qui entrambi i fratelli furono influenzati dalla cultura tedesca, l'uno guardando alla cultura di Arno e Wagner, l'altro apprezzando la musica di Wagner, ed entrambi rimanendo affascinati dal pensiero di Nietzsche e Sopenhauer, continuarono le loro ricerche. Nel 1910 Savino decise di continuare il suo percorso formativo a Parigi, avvicinandosi alla cerchia di personalità che ruotavano attorno al poeta Apollinaire. Fece amicizia con molti artisti vicini all'avanguardia, come Picasso, Jacob, Picard, e in questo ambiente pubblicò il suo primo testo poetico in francese, che prevedeva anche composizioni musicali che accompagnavano il testo. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, entrambi i fratelli di Chirico furono assegnati alla città di Ferrara,
dove conobbero i pittori Debussy e Carrara, che furono i primi interlocutori con cui si confrontarono sui temi della nascente cultura metanese. Dopo un'intensa produzione di testi di estetica e sceneggiature per spettacoli teatrali, Savinio si trasferì a Parigi, dove risiedeva anche il fratello, e cominciò a coltivare la passione per la pittura. Dopo questa breve parentesi parigina, nel 1933 rientrò definitivamente in Italia, dividendosi tra Torino, Milano e Roma, dove risiedeva il fratello, e cominciò a coltivare la passione per la pittura. Negli ultimi anni della sua carriera, che si interruppe improvvisamente il 5 maggio del 1953, mantenne sempre la sua grande eterogeneità creativa, curando, tra gli altri, gli allestimenti e i costumi per l'opera di Gioacchino Rossini Armada, presentata al Maggio Musicale Fiorentino, ed allestendo una sala personale alla rassegna d'arte Artisti in Italia. Questa è la breve biografia che poi sarà ulteriormente approfondita dal professore, però voglio dire, prima di dare la parola al professore, consentitemi di fare un piccolo riferimento sempre a una frase di questo artista Savinio, il quale diceva: volare è un desiderio metafisico dell'uomo, un sogno, il ricordo di una vita remotissima. Il professore Orta, intendendo il discorso che faceva prima l'amico, in questi momenti, da anni, ci parlerà, insieme a lui voleremo anche questa sera. Spero. Buonasera, vi ringrazio per la presenza. Innanzitutto buonasera, vi ringrazio per la presenza a questo primo evento durante la pandemia. È stata un poco ardua riuscire a organizzare questo evento, anche perché abbiamo pensato di ricordare un artista poliedrico che è molto particolare, in quanto è stato, come vedremo più avanti, una personalità della cultura occidentale. Piano piano ci siamo messi alla ricerca di opere del maestro e abbiamo recuperato qualcosa, come abbiamo deciso iniziare una mostra, una piccola mostra, proprio per fare un intimo diverso degli altri. Certamente è comunque un motivo di orgoglio per il circolo culturale degli amici dell'MPA commemorare questo, con questo seminario, un artista di fama europea, Alberto Savinio, a 130 anni dalla nascita. Al momento del celebrare questa artista, il nostro è il secondo evento che si tiene in Italia. Il primo è stata fatta, ma è ancora in corso, una mostra in Lombardia su questo poliedro artista che propone dai disegni ai dipinti
agli spartiti, alle composizioni, agli articoli di giornale, alle poesie, eccetera. Bene, Andrea Francesco Alberto De Chirico, in arte Alberto Savigno, intorno al 1912 decise di adoperare questo nome artistico. È stato pittore, disegnatore, musicista, scrittore, scenografo, drammaturgo, giornalista e anche saggista. Basta pensare che il primo saggio critico relativo a un grande artista e nonché editore, non in questo momento mi sfugge, no, l'ha citato il dottore D'Amore, Longanizzi, ha scritto il primo catalogo, il primo saggio critico, lo scritto Alberto Savigno negli anni, è stato pubblicato, era scritto nel 38 e viene pubblicato nel 40. Ed è una cosa di grande interesse. Bisogna dire che districarsi nella sua politica, attività artistica, significa immergersi in un labirinto in cui è facile smarrirsi. Un artista certamente eccentrico, ma lucidamente ancorato a quella sensibilità postmoderna di cui egli stesso è stato uno dei più sensibili anticipatori. L'opera figurativa di Alberto Savigno, fratello minore di Giorgio De Chirico, era riccia di spirito e di talento creativo. Sovente essa era favolosa e nello stesso tempo angosciante. La sua arte era sicuramente tra le più provocatorie del nostro Novecento. Savigno si inserì in quella sorta di rivoluzione attuata dai romantici nel sistema delle immagini poetiche come un'antitradizione che si era potuto intravedere già negli illusionismi allegorici di Hieronymus Bosch, di Giuseppe Arcimboldo e in quelli di genio astratto e difforme di Pietro di Cosimo, pittori celebri per le loro creature, i loro eroi dall'assurdo e dell'amore. Savigno realizzò una specie di mitologia subumana che richiamava alla mente le opere di William Blake per certe sue tortuose meditazioni che giungevano a trasformare l'uomo con elementi zoomorfi e litomorfi. Eppure il nostro pittore aveva una così spiccata personalità da essere pienamente padrone della sua utopia. Alberto Savigno ebbe una formazione molto simile a quella del fratello maggiore Giorgio De Chirico. Iniziò la sua attività di disegnatore da autodidatta già in tenera età ad Atene. Successivamente il suo interesse si rivolse maggiormente verso la musica e la letteratura. Dal 1910 al 1914 fu a Parigi, dove visse a contatto con i movimenti d'avanguardia europei. André Breton scrisse che allora a capo di quella forma d'arte, poi presi il nome di surrealismo, c'era il pittore Giorgio De Chirico e lo scultore Alberto Savigno. A Parigi, tra il 12 e il 14, l'attività intellettuale di Alberto Savigno impressionò fortemente Guglielmo Apollinare, come ricordava il fratello maggiore in un suo scritto. In questo periodo Giorgio De Chirico auspicava che Savigno imboccasse con maggiore consapevolezza la strada della pittura, superando il dilettantismo
a Molinieri nel maggio del 1914 pubblicò un articolo di Savigno scritto in francese sulla rivista Les Soirées de Paris. Si trattava di un particolare racconto poema dal titolo Les Chants de la Minore, che riuscirà con l'attenzione metafisica dell'autore. E questo poema realizzò spartiti musicali e soprattutto bellissimi scenari e vari bozzetti di costume, in quanto questo racconto era destinato al teatro. Con questi bozzetti Savigno introdusse la serie delle sue immagini sorprendenti. Questi lavori erano ricchi di figure inedite che diverranno poi fondamentali del surrealismo, anticipandolo di circa 10 anni. Anche il pittore italiano Filippo De Pisis scrisse che in quel periodo Savigno già dipingeva, ricordo, affermato, certi disegni a penna, quasi pre-raffaelliti o borromeiani, con i tempi greci, le figure prefinili, e riva al mare altri molto curiosi, che si sarebbe detto fossero ispirati dagli illustratori di Fiorenza, dove la metafisica, o se volete, il surrealismo di Giacinto. E questo è il testo di Filippo. Tra il 1915 e il 1919 Alberto Savigno fu costretto a rientrare in Italia insieme al fratello per partecipare alla prima guerra mondiale, in quanto se non si presentava avrebbero perso la cittadinanza. Direi fuori da lì. Furono inviato prima il fratello su via da Ferrara, poi successivamente su via anche Alberto Savigno all'ospedale militare. Questo ospedale divenne comunque una specie di cenacolo dei talenti della cultura italiana, a cui partecipò Carlo Carrà e il giovane Filippo De Pisis. In questo ambiente devono essere maturate le idee che confluiranno pian piano nella rivista di Mario Proprio Valori Plastici, che accolse, oltre ai lettori appena citati, anche i lavori di Alberto Soffici e di Giorgio Morano. Tra il 1916 e il 1917 Savigno realizzò disegni di piccolo formato. Questi lavori artistici erano essenzialmente esercitazioni minori e occasionali. In questo periodo, fra i fratelli del Pinto, si realizzò un rapporto di stretta interdipendenza anche nel settore delle arti mistiche. Dal 1925 a Parigi si avranno maggiori notizie relative alla cultura di Alberto Savigno, il quale diede corpo a quel mondo fantastico che aveva così intensamente rappresentato nei suoi scritti. Nel 1927 esordì con una mostra personale presso la Galleria d'Arte Tremonti. Da quel momento fu maggiormente documentata la sua attività grafica, non certo frutto di un'improvvisata mania, come qualcuno ha scritto, ma come risultato di una preparazione, di una perizia esecutiva che dimostrava le sue capacità grafiche e illustrative sviluppate già dal 1914. Agli inizi degli anni 30 realizzò lavori di arte visiva che mostravano una mitologia acquietata rispetto alle opere mancine, che qua rientrano nella famosa serie dei giocattoli dei refugi. Queste erano dipinte soprattutto con la tecnica della tempera. Invece negli anni 40 si riscontrava con particolare evidenza il richiamo ai motivi del fratello Giorgio.
nelle opere d'arte visiva di Alberto Savinio la verità diviene visionaria. La verità si trasforma in sogno e in me. Egli aveva una particolare precisione, una lunezza stilistica nei ritratti ambiente e personaggi inventati, facendo contrastare l'esecuzione reale con l'irrealtà della sua percezione fantastica, proponendo mostri ben descritti che popolavano il suo mondo interiore con una prepotenza quasi ossessiva. Questi soggetti particolari furono proposti da Alberto Savinio, mostrarono i suoi nuclei espressivi centrali, cioè l'amore e la morte, su cui elaborò una sorta di narrativa che era gli antipodi del senso comune. Con una speciale delicatezza del tratto grafico, egli riuscì a intonare e a variare diversi titoli, in tal modo il suo disegno contemporaneamente ci trasportava in avventure incredibili, come nel lavoro qui presentato, le terre contempla la Marchette du Palais du Tempes del 1930. Nei suoi lavori d'arte visiva si incontrava una libertà che affascinava nel suo clima eretico e delistificatore. Così nelle sue scene irrompevano contenuti etico-mitologici della cultura ellenistica e giudaico-cristiana. Il suo amore per lo spettacolo teatrale, soprattutto per il teatro lirico, può certamente spiegare la facilità di far muovere i personaggi in una scena ipotetica, con scenografie fittizie e cangianti, in cui i personaggi sono interpretati, sono particolari e mostrano le loro metamorfosi. Nelle opere d'arte visiva di Alberto Savinio, talvolta l'intelligenza dello sceneggiatore vince sull'impatto spontaneo del poeta. Nei lavori pittorici del nostro autore venne preso da un senso aulico e declamatorio. Infatti queste opere mostravano la sua diligenza di disegno per rendere l'immagine flagrante. La sua ironia si esercitava in una visionarietà che trattava l'assunto sul piano reale, elaborando materiale al capo. Così fissò su tela le condizioni del suo incontro. In tal modo ogni cosa era come di fronte ad uno specchio, in cui ognuno di essi appariva. L'autore fu sempre pronto a sconfessare ogni affermazione, mostrando le sue verità. Egli aveva una mano abile e capace di realizzare un buon disegno nel senso estetico, ottenendo un discreto risultato grafico, compositivo e formale. Ma voleva raggiungere quelle ombre che si agitavano dentro di lui, mostrando le cose che gli appartenevano in una notte incredibile. Si trattava di soggetti che giungevano dalla memoria del tempo, come affermato, nella sua coscienza dissacrante, così la sua pittura era al di là della pittura, come affermò egli stesso nel 1940. L'immagine che rappresentava non intendeva mostrare l'armonia, ma la sua invenzione, trasformando gli uomini in animali e viceversa, adoperando colori forti e squillanti, con la frusta terrestre che si trasformava in palcoscenico. Certamente la sua arte è stata troppo immaginaria e miseraria, era il reale per far conto su determinati gruppi ristretti, quasi ai gli estimatori. È opportuno ricordare che Savinio stesso ha sempre rifiutato che la sua produzione artistica potesse essere qualificata come surrealista. Alberto Savinio è stato giustamente definito dalla critica pittore occasionale, un eclettico di grande ingegno
e si mette a disegnare per illustrare le proprie opere letterarie e teatrali, e soprattutto per non essere davvero del fratello Giorgio De Ghiri, cioè l'esponente della cultura. Lo stesso Saviglio asseriva che la cultura va considerata nel suo solo aspetto di suprema civiltà. Nella raffigurazione dei mostri si giustificava affermando che le sue opere manifestavano un metafisico darwinismo, nel quale si celava forse anche la cristianissima intenzione di umanizzare il mondo. Perché c'è anche il ricordo del paradiso perduto, perché c'è anche il ricordo appunto del paradiso perduto, un paradiso nel quale egli sembrava avvertire una grande nostalgia. E questo paradiso per Saviglio era la vita lungo il mare e il cielo, in Grecia, con i genitori. Questa grande nostalgia che identificò con la madre classica di tutti noi, quindi appunto con la Grecia. La pure filosofica e la perspicacia ironica e psicologica, la forza lirica evocatrice e narrativa, nascondevano in realtà la preoccupazione verso la verità, verso talune deficienze del gusto di cui la limitatezza poteva portare alla soddisfazione della sua insufficienza. Fu definito dall'autorevole storico dell'arte italiano nella prima metà del Novecento, Bertolotti, come ammiratore di mozzi culturali. Molto probabilmente Umberto Saviglio fu l'alter ego inquietante del fratello Giorgio. Ancora oggi l'opera visiva di Alberto Saviglio è destinata a piacere a pochi curiosi e a raffinati. E adesso piano piano passiamo alla seconda parte del nostro evento odierno con l'approfondimento delle opere di Alberto Saviglio qui in mostra. I lavori artistici che oggi presentiamo ci sono stati gentilmente concessi in prestito per questo seminario. Allora, iniziamo a parlare della prima opera del 1930, il Verde Te, il Conte dei Marchi, un padre di Terra. Praticamente un padre eterno contempla la realizzazione del paradiso. È un disegno realizzato con la matita Conte su carta da lettere usata, in quanto ci sono pure delle parti da questo. Il lavoro è stato eseguito nel 1930 su carta da lettere usata, che misura 21,7x16 cm con film in bassa sinistra. L'opera fu esposta a Milano nel 1933 presso la Galleria Milano e fu acquistata il 25 marzo dello stesso anno dalla signora italo-americana Anna Colombo, che la portò con sé a Milano. Nel 1955 giunse in eredità dal signor Edward Adams di Phoenix, Arizona. Il 20 ottobre 1979 Edward Adams vendette un disegno a Timothy Miller e gli eredi di quest'ultimo l'hanno affidato alla casa d'asta Stanford di Phoenix, Arizona, e oggi il disegno è ritornato. E dovete sapere che in America le opere d'arte, le serie, si vendono con l'elenco dei proprietari e come l'hanno avuto, come l'hanno avuto. Vedete, se in Italia non c'è una finanziazione. Si tratta di uno dei tre lavori preparatori realizzati con la matita Conte su carta per il diritto d'oro dello stesso titolo, pubblicato sul catalogo generale anno 1930, numero 6. Un altro disegno preparatorio,
abbastanza simile, proviene dall'ex collezione Mancelli e fu denominato da Savinio stesso secondo Versino. Nell'insieme l'opera si mostra abbastanza chiara e di facile lettura. In primo piano con un manichino, un dio creatore, che sciuga un piccolo paesaggio con le palme, il paradiso del resto. Questo sembra un piccolo diorama appoggiato su delle lastre di pietra, posato sull'intavolo con una dama. Quest'ultima caratteristica lo differisce dal disegno dell'ex collezione Magnelli, in cui c'è una sorta di ara a forma di barile di vetro incorniciato. Quindi c'è la differenza tra le due versioni. Lo sfondo presenta due tende poste in atti del foglio che si aprono sul cielo nuvoloso. Il manichino appoggia a sinistra sul tavolino con due piedi attirati dello bresciano. Il disegno propone i tipici contenuti etnomitologici della cultura giudaico-cristiana che Savini affrontò intorno agli anni 30 del Novecento con un certo scetticismo tipico della sua coscienza di sagrato. Questo lavoro preparatorio riprende in parte una xilografia ottocentesca di Zun e Shishe, aggiungendo particolari elementi etnomitologici. L'impianto del disegno preparatorio riguarda il dipinto omonimo pubblicato sempre sul catalogo generale anno 1932. Savinio, con la matita Conte, traduce con un animo sensibile e con una capacità chiaroscurale unica la pressione della mano, in modo da consentire le vie ed ombreggiature che segue un pensiero compositivo complesso, così le vibrazioni letterarie sembrano essere sollecitate dal segno grafico. Questo disegno ci trasporta in avventure incredibili e fantasiose. L'altra opera qui esposta è il lavoro pittorico Figurino maschile nell'opera Armida, realizzata con tecnica mista, dipinta a tempere una tinta di grafite su cartoncino, misura 33 cm per 22,5 cm in base. Presenta la firma e l'anno di esecuzione in basso sinistra. L'opera è caratterizzata da una regolata abbastanza armoniosa, tipica dei figurini teatrali di Alberto Savinio. Nella sua globalità il lavoro si presenta chiaro in immagine compressione. Propone un personaggio maschile con capelli e scopettoni grigi che indossa una martingala blu con banner nero, pantalone alla tua marrone, calza lunga marrone con scarpa nera. Inoltre indossa una camicia a reti arancioni e al collo presenta un fascicollo a bande marrone. Il signorino si mostra ben proporzionato con il lato sinistro più completo, come solitamente avviene nei bozzetti di arte. Il lavoro artistico a colori abbastanza vivaci, caratteristici della produzione dei figurini per le rappresentazioni teatrali del maestro. Lo stile del lavoro artistico è quello tipico dei lavori di questo genere di Savini. L'opera ha le classiche annotazioni descrittive autografe. Infatti c'è scritto capelli grigi, scopettoni grigi, grande bavero nero. Questo particolare di Savinio probabilmente è uno studio per un personaggio dell'opera Armidia di Gioacchino Rossini che successivamente non fu realizzato. L'opera lirica, va ricordato, fu eseguita nel 1952 al Maggio Musicale Fiorentino con la regia di Alberto Savinio e la storica interpretazione di Maria Callas nel ruolo della protagonista Armida. E adesso siamo giunti al termine del nostro seminario di storia dell'arte. Ringrazio per l'ascolto e per la partecipazione a questo evento culturale. Ricordo i presenti i successivi appuntamenti del ciclo culturale dell'Amici degli Enti del Teatro.
prossimo evento sarà il seminario di storia dell'arte Eugenio Nigni e il suo Novecento, che si terrà sabato 27 dicembre e 17 novembre al 2021 alle ore 18.30 qui presso il Salone Circolo della Stampa. Inoltre, giovedì 23 dicembre, da giovedì 23 dicembre, dobbiamo metterci d'accordo con Simonetti, si è detto la domenica, si terrà la mostra d'arte Vittoria Rellinesi del 19 secolo, promossa dal Comitato per la tutela dei Vittori Rubini del 800 e dall'Archivio dei Vittori Rubini del 19 secolo. Questo per valorizzare una serie di vittori che in questo periodo sono stati un po' dimenticati dalla critica e anche dalla storia. Vi ringrazio per l'attenzione. Alberto Savigno, che a differenza del fratello è una produzione quasi irrisoria, e per questo molti lo definivano appunto un artista di età. Ringrazio. Guardiamoci questi tre quattro. Grazie per la presenza. E concludiamo questo primo incontro della serie 2021.